Canastro, sono un povero tornitore perché un vero tornitore ha la Alla sega sega canastro. canastro. Allora, gente, questo video inizia in modo un po' strano perché stiamo andando a fare una sorta di corso infarinatura sul lavoro di tornitura. Quindi adesso vi presenterò il corsista e i corsisti. Come si chiamano? Corsari. Corsetti. La rifaccio. Buongiorno, Abbiamo il ciao. signor di GM Wood Lab, che sicuramente conoscete per Parkour. il signore della resina, e il nostro mastro tornitore Giovanni. E oggi faremo un'infarinatura sull'utilizzo di questo macchinario qua. Ok, basta, bando alle ciance, partiamo. C'era qualche clip così, qualche video, qualche Nozione. nozione di base e partiamo a tornire. Lungoena. Pianta, cresce così. Lungoena. Traverso vena. Segno di testa. Questi qua sono i tre modi che la tornitura applica alla lavorazione. Alla Radosso, perché tu puoi metterti qua con un pezzo grosso così che lo fai girare a 20 giri e sei lì che stai sudando a Certo. freddo. Allora, la Quindi, da velocità come ti senti in va soldato? a, da come ti senti. Naturalmente, se metti su un pezzo del genere, tu non puoi farlo girare a 1750 giri perché ti arriva in fronte. Allora, Gio voleva usare questi, Ma giusto? poi sì, Invece e io mi, cioè, adesso mi sono portato questo. Te lo giù mi ha ripiango. proprio alla grande, no? Però non è meglio stondarlo, no? Lui non c'ha Eh, l'astro. se tu hai la sega nastro, Sarebbe è meglio. Anche già solamente farlo esagonale, ottagonale, è qualcosa di meglio. più. Certo, ok. Certo, spigolo vivo, tipo io ho quei pezzi E là tanti colpi, no? che ci sono su lì che vi ho preparato. Quindi Ma già se ne erano spartico. spigoli vivi. Arriva cattivo come la peste. Giralo. Questo, Gio parte da questo. Tu partirai da una cosa così. Io parto da qui perché non ho la sega nastro, sono un povero tornitore perché un vero tornitore ha la Alla sega sega nastro. nastro. E che interessa di più farvi capire è il discorso delle sgorbie e come lavorarle. La sgorbia da scavo è la sgorbia. Guarda, la sua pietrita. È la sgorbia che è l'unica che è specifica per una lavorazione. Allora, in inglese si chiama bow gauge, che sarebbe sgorbia da ciotola. L'abbiamo tradotto sgorbia da scavo, ma è sbagliato. Perché? Perché tu scavo lo potresti intendere lungovena, di testa, traverso vena. Invece lei è fatta esclusivamente per il traverso vena. Per il lungovena, classico lungovena come questo, possiamo usare lo scalpello oblico, profilare sempre su lungovena, la sgrosso. La si usa preliminarmente Per dare una per forma, ok. sgrossare. Quando abbiamo un pezzo del genere da scortecciare Inizio con e da quello. cilindrare, preferibilmente si utilizza la sgrosso perché A velocità basse. a velocità Sì. bassa, lungovena, tu mi devi utilizzare tutte le sgorbie tranne quella da scavo, quella da ciotolo. Ok. Lungovena, no ciotola. No ciotola. Ok. Quindi questa è una da sgrosso, questa è da scavare, questa invece è una profilare e questo è un tagliente obliquo. Scalpello. Scalpello obliquo. Ok. Sempre in HSS, che tra Invece l'altro. tutte quelle lì che vediamo sullo sfondo non servono, non No, abbiamo. non servono niente mica tanto perché questo è un troncatore e ha detto che comunque può servire. Questa è un raschio che diciamo che se sei buono a usare le altre sgorbie non serve. Cioè, E diciamo che le più usate sono. basta. Quelle che ha comprato dopo. Ok, Come perfetto. dice il caro buon vecchio Joe, con tre sgorbie puoi fare quattro sgorbie, puoi fare qualsiasi cosa. Allora, la superficie non è bellissima perché sto andando contro lui. E lui non la lascia E bellissima, poi perché però, a assente? parte perché abete, però lui il suo Togli lavoro è togliere tanto. tanto. Cioè tu dici questo per cilindrare, per Sgrossare. sgrossare, rendere il cilindro perfetto, E poi è molto più facile perché ha già un piano. Profilare.
profilare. Questa qua si usa per fare poi il gol. Entro da una parte, uso questo verso. Entro dall'altra, uso questo verso. Guarda qua raschiando come ho strappato, guarda qua tagliando come bella. È vero, minchia. Sì. Sull'abete si capisce tanto perché è morbido e fa tanto quel discorso lì. Ragazzi, io oggi sono spettatore, non farò molto perché sono al tornio e per il momento non ho la minima intenzione di comprarne uno, c'è già troppi lavori in ballo, però è figo, è intrigante, è bello, è rilassante. Che prendiamo una soglia da profilare, facciamo un paio di soglie, un paio di gole. Facci vedere il funghetto, faccelo vedere. Questo era il punto di arrivo. Ok. Il primo fungo anoressico. Vediamo giallo. Invece, vedi che giallo. Ecco perché giallo ho fatto questo qua. No! Ma che caso prima. Questo è lo scarto. È un po' più cappellone, però basta grattarlo, no? Però bello, diciamo. Beh, scusate, cosa avete detto? Solito discorso. Padre. Siamo partiti dal mezzo e siamo andati all'esterno, giusto? Abbiamo fatto questo lavoro qua, sì. Giusto? Adesso dobbiamo fare questo il dentro e dobbiamo fare da qua a qua, quindi dall'esterno però all'interno. Invece quando facciamo l'esterno, dall'interno all'esterno, questo qua è importantissimo. Partiamo raddrizzando il pezzo. Per raddrizzare il pezzo facciamo questo. Quando arriviamo nel mezzo, la rotazione ci porta fuori, quindi noi dobbiamo tentare di andare più piano e fare questa palla qua. Però questo non potrebbe essere più veloce con tagliente obliquo, cioè entri pam pam pam. No, perché? Cosa si usa? Non si usa. Lo scapello obliquo. No, qua sei traverso vena. Qua sono traverso vena. Sul traverso vena per fare le ciotole si usa solamente la sgorbia da scavo. Non ci sono altre modalità.
lo scalpello oblico lo uso solamente per fare la presa mandrillo. Dovresti farla con questa, non dovresti farla con quello, però è rognoso andare a fare l'angolo della coda di rondine, allora usi lo scalpello. Guardate bene com'è la mia posizione, com'è la mia mano, cosa fa la mia mano. Parto da qua. Forza zero. Mi accompagna sempre lui, giallo. È il ferro che taglia, non sono io che faccio forza. Parole sulla Vazzo, quello che andiamo a fare. Niente, siamo al posto che prendere un sacco di polvere nei nostri delicati polmoni, abbiamo messo questa pasta, che è una pasta abrasiva, questa qui è vulcanica, è come una pietra pomice che va a levigare il legno, è eccezionale. Ci sono due tipi, questa è quella più grossa, che passi da una carta che potrebbe essere una 320 e arrivi fino a una 1200. Poi invece c'è l'altra, che è quella bianca, e tu passi da una 1200 a 2000, che è una gran bella copertura. Si spalma e dopo si fa partire il tornio e la si tira. Questo lavoro fa in modo che le particelle si scaldano, si micronizzano e praticamente levigano. È come se hai levigato esatto. Con una grana altissima. Con la differenza che passi, tiri via 6 o 7 carte e la polvere è... Cioè, guardate già solo il cambiamento che ha avuto. Assurdo. Adesso gli faccio ancora una passata con quella più fine, che è quella bianca. Quella bianca. Poi finiamo, gli diamo su una mano d'olio qua davanti e poi le tiriamo via la presa mandrino, che la tiro via io, così non abbiamo velocità. Se no, dopo le vostre mogli, chissà che cazzo mi dicono. Il pennarello ce l'hai ancora. Quella che sono già incazzate. E anche la mia, tra l'altro, per dire. Siamo partiti da questo per arrivare a questo. Bene ragazzuoli, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Un ringraziamento speciale a Joe per la giornata che ci ha dedicato interamente per noi. È stato bravo. Per l'insegnamento a approccio al tornio, diciamo che c'è dietro un mondo vero da imparare. C'è ancora tanto. Però comunque sì, sia... Basta, guardate qui che... Ben di Dio che abbiamo fatto, guardate. Guardate il mio. Questo è diventato questo. Bello. E poi da questo. Da questo ha tirato fuori. Questo. Il mio è brutto. Il nome dello spreco. Il mio è già in macchina. Quello più bello, grazie. Sicuramente. E poi. Guardate la meraviglia. Però... questo è il mio, ecco, esatto, ecco dove. Questo è in assoluto quello. L'omaggio che mi ha fatto Gio. Ma a proposito di gioco, vorrei farvi vedere, posso farvi prego, prego. Che hai fatto? Tipo queste bellissime ciotole che ha realizzato lui. Adesso ve le farò vedere nel dettaglio, guardate che belle. Le ceneri per quando lui passerà a miglior vita. Altre ciotole, guardate che roba che riesce a fare col tornio. Con... D'accordo! Con questo, quindi grazie mille Gio. Aspetta, questo, scusami. Tanta roba.
Queste sono le cenere della Giulia, magari. Ma non lo so, quindi lui è l'unico che gli è piaciuto la Giulia. Ancora grazie a Joe per l'ospitalità e basta, ci vediamo al prossimo video. Parkour. Tutto, io secondo, ecco. E ogni volta che arrivo aspetta, no, perché portato qua di roba che non è stato un cazzo, ma è stato un cazzo, a parte le sgorbi e torno, era la parte che serviva. Ok. Parkour. Gli ha fatto proprio una parte a parte bucata. Devo mettere la mano, devo fare così. No. 1, 2, 3, parkour! Questa è una profilare. No. Porca puttana! A scavare, sì, stretta. Sì, sì. Quando sono parkour! Quando è stretta è. Avrai avuto dentro qua un libretto di istruzioni, no? Se fa mia scelta.